Buon pomeriggio da San Roque, dove fra pochi istanti è tempo di settima giornata del campionato di volley Serie B maschile, con i padroni di casa della San Roque Volley, la capolista indiscussa di questa stagione e del girone G. Dall'altra parte c'è la polisportiva Casal Bertone, una squadra che viaggia in situazioni un po' pericolanti di classifica, è una squadra che viaggia al penultimo posto della graduatoria, ma oggi viene qua a San Roque sicuramente per dare battaglia in una sfida che ha un sapore importante per la squadra di casa del San Roque, perché c'è la possibilità di continuare a giocare per continuare a stare nelle proprie alte posizioni di classifica. E allora ci sarà da lavorare anche in questa partita, perché sono forse le partite sulla carta un po' più facili quelle che possono in qualche modo dare problemi alle squadre importanti come San Roque, che comunque è sempre stata finora una squadra ben focalizzata, ben decisa a giocarsi tutte le sue chance di campionato, perché quando si è la capolista bisogna anche difendere ancora una volta la propria posizione. Ecco i quali, vedete inquadrati nelle immagini della nostra Raffaella Perra, l'ingresso del San Roque con Gabriele Cristiano appena entrato in campo insieme a Riccardo Romoli, e anche l'arrivo anche con il numero 18 di Sideri, poi c'è Mocci, il libero, gli altri, il palleggiatore è sempre Viktor Zivojinovic, poi in Totila e testa grossa gli altri due. Dall'altra parte invece il Casal Bertone va con Capanna, il palleggiatore, poi al centro c'è col numero 4 Mussino, poi l'altro centrale Frangella, il libero è Federico Minghiglioni, e poi c'è lo schiacciatore Giulio Mengolini con l'altro schiacciatore Flavio Di Laora, sino ad arrivare all'altro schiacciatore Giorgio Colasante. Le due squadre sono quasi pronte per giocare il loro primo pallone, con il momento importante, e noi però dobbiamo in questo momento fare anche noi un bel minuto di silenzio, purtroppo, per ricordare le tante vittime del naufragio capitato a Crotone. Allora ci fermiamo anche noi. Ed eccolo qua, si è appena concluso il minuto di silenzio per ricordare, lo dicevamo, le tante vittime che purtroppo sono capitate per il naufragio. E allora noi
ci uniamo al ricordo anche del palazzetto di San Rocco e si lavora subito con il primo pallone. Romoli subito ottenuto, ora c'è Miglioni per la schiacciata tenuta per un attimo ancora da Sideri con la sua prima schiacciata che parte larga, parte troppo esterna e allora il primo punto di partita è quello del Casal Bertone. Ancora Di Laura con il suo servizio ancora verso Totila, poi palleggio con Zivojinovic, non riesce a trovare impreparato Mengolini che poi fa il pallonetto, Mocci la salva, poi anche Romoli per un attimo con il pallone, anzi era Cristiano con il pallone che finisce fuori. E allora altro punto di Casal Bertone giusto per gradire la squadra ospite che ha bisogno di farsi vedere con questo in inizio subito con il primo parzialino, 2-0 contro San Rocco ed è un avvio importante allora per la squadra con il tecnico Racanella. Allora va su Mocci il palleggio di Zivojinovic per un altro errore del San Rocco e è ancora negli spogliatoi con il palleggio sbagliato, non si è capito con Cristiano, il pallone è finito per le terre. Allora c'è un'altra opportunità ancora per Di Laura. Il palleggio di Zivojinovic, la schiacciata di Sideri. Allora serve Sisko Sideri per mettere subito le cose in chiaro e dare la possibilità a San Rocco di prendersi il pallone. La schiacciata poi in Totila, pallone che ancora va a finire sulla rete e poi finisce nel campo di San Rocco con il 4-1 per Casal Bertone. Ancora il palleggio con l'altra schiacciata, ancora Cristiano che può controllare il palleggio di Zivojinovic con ancora una volta la schiacciata di Cristiano che si prende il punto numero 2. Al servizio Gabriele Cristiano. Ancora la schiacciata vincente per Casal Bertone e si porta a casa un altro punto. 5-2 il punteggio. Col numero 3 al servizio Colassante. Colassante al servizio, 5-2 più 3 per Casal Bertone sulla capolista San Rocco che va alla ricezione con Totila, il palleggio ancora per lui e Totila trova soltanto il punto per il 5-3 e il cambio palla. Al servizio con il palleggiatore Viktor Zivojinovic. Ricezione, il palleggio di Capanna con Cella che sbaglia, altro punto San Rocco, c'è il fischio dell'arbitro Federico Benaccorsi con coadiuvato dalla sua secondo arbitro Giulia Mandelli, tutti e due di Bergamo. E allora si va ancora con Zivojinovic al servizio, è pronto agli applausi del pubblico per il piccolo recupero del San Rocco, il palleggio di Capanna con il muro di San Rocco che va a cancellare la schiacciata di Casal Bertone, viene rintuzzato tutto il distacco tra le due squadre con San Rocco che torna in parità, 5 pari e palla ancora in mano a Zivojinovic. Ecco
corto, sbaglia Zivojinovic il palleggio, il servizio, e quindi si va subito con il pallone sulla rete e Casalbertone è pronto al servizio. Nengolini al servizio, lo schiacciatore, una sua battuta potente, Mocci la tiene, il palleggio per Tontila, la sporca il muro, il palleggio adesso di Capanna per il tentativo di Di Laura con il pallone tenuto da Mingiolin, con il palleggio di Zivojinovic che sceglie sulla seconda linea Sideri che punge subito nel campo e fa 6 pari. Al servizio Flo Tontila. È pronto Tontila al servizio, 6 pari con eccolo qua il schiacciatore giallo-blu, il palleggio di Capanna per il tentativo di Frangella, letto ancora dalla difesa di San Roque che qua va a prendersi un buon muro, l'opportunità ancora per Mocci, il palleggio di Zivojinovic, ancora Sideri diagonale con il tocco del muro, palla che finisce fuori, punto per il San Roque, 7-6. Al servizio per San Roque e con Tontila che è pronto alla battuta. Sbaglia che il pallone che sbatte sulla rete, 7 pari con il cambio e il pallone che arriva su Frangella. Eccolo qua, l'altro centrale, Stefano Frangella. Tontila, poi Sideri e ancora il martello di Sisko Sideri, 8-7. Questo 4 ancora devastante con Sideri che sta scaldando il braccio in questo avvio di partita, 8-7 il punteggio. È tornata avanti la squadra di coach Franchi con il pallone tenuto di Di Laura, il palleggio ancora per Di Laura, c'è il muro questa volta di Gabriele Cristiano, punto, muro vincente, 9-7. Al servizio Luca Testagrossa. Testagrossa la battuta, ancora Di Laura, il palleggio di Capanna, sempre per Di Laura, questa volta non riesce a metterla giù, poi la magia di Zivojinovic per leggere questa opportunità e allora Minghiglioni sceglie ancora la schiacciata di Colasante, salvataggio incredibile di Tontila e allora Capanna per il tentativo sotto rete di Mussino che trova il punto con Testagrossa che non riesce a salvarla, il pallone posto 3 che funziona da parte di Mussino e allora al servizio va il palleggiatore Capanna, Lorenzo Capanna è pronto al suo servizio profondo, Tontila non riesce a leggerla e poi Mussino la schiacciata per riportare sul 9 pari. Casalbertone riuscito a trovare una buona schiacciata, partito tutto dall'ottimo servizio del qui inquadrato Capanna. Mocci, Zivojinovic con Cristiano, pallone in qualche modo arriva su Sideri, non può schiacciare come vorrebbe Mengolini, poi il palleggio di Capanna ancora per Di Laura, ancora il salvataggio di Tontila chiamato agli straordinari in fase difensiva, Zivojinovic per Romoli, ancora un muro di Di Laura, il grande salvataggio di Minghiglioni, opportunità però per il San Roque, seconda linea per Tontila, ancora la buona difesa, il palleggio di Capanna, ancora seconda linea e ancora un muro vincente di San Roque, questa volta se lo rimpallano Cristiano e Sideri, punto per San Roque, 10-9. Alla battuta il capitano Riccardo Romoli.
Minghiglioni, poi il tentativo di schiacciata, altro muro devastante di Gabriele Cristiano, terzo muro vincente di San Rocco in questo avvio di partita, in questo set. E allora siamo 11-9 il punteggio. Al servizio Riccardo Romoli. Ancora Romoli alla battuta, alla, su Mengolini, un po' di difficoltà, Minghiglioni con il collassante murato, questa volta fuori, si porta a casa il punto, nonostante la schiacciata non perfetta, però il muro è fuori, intanto è proprio Bussino che parla con l'arbitro di sedia, Naccorsi. Di là ora si torna al servizio con il numero 10 di Casalbertone, palla troppo profonda, piazzato, non arriva, e allora 12-10. Servizio per Sisco Sideri. Al servizio Sisco Sideri. Profonda con Minghiglioni che riesce a salvare, poi prova la schiacciata, ma c'è l'ennesimo muro devastante di San Rocco, altro muro vincente, e il quarto del primo set, 13-10. E allora con questo altro punto di San Rocco, coach Racanella decide che è necessario parlarci su, e allora time out, ed è un time out anche per noi. Ritornati con San Rocco alla battuta, ed è ancora una volta Sisco Sideri al servizio, più 3 di San Rocco, che è stata sotto anche di 3 punti nelle prime fasi di questo primo set, poi piano piano la squadra di coach Franchi è riuscita a venire su con la sua classe, con la sua qualità e soprattutto con occasioni come queste, anzi no, perché il pallone va a finire fuori. Erano muri vincenti quelli che hanno portato il plus a San Rocco nelle prime fasi di battute, 4 i muri vincenti in questi primi 24 punti di partita per San Rocco. E adesso il servizio ancora con Mussino che va a finire direttamente sulla rete, 14-11, ancora più 3 San Rocco al servizio, questa volta ci va Gabriele Cristiano. Al servizio Gabriele Cristiano. Prova con il pallonetto Frangella, c'è una buona difesa di San Rocco che poi non chiude il punto. Allora Minghiglioni, il palleggio di Capanna per il tentativo di Mengolini, ma guarda caso va a finire sull'ennesimo muro di San Rocco, e il quinto vincente, ed è il 15-11 per la squadra di casa. Al servizio Gabriele Cristiano. Cristiano alla battuta, 15-11, adesso si va sul più 4 per San Rocco. Minghiglioni, Capanna per il tentativo di pallonetto con San Rocco che toglie le mani, il pallone finisce fuori, si lamenta Casalbertone, si lamenta in particolare Colassante con il secondo arbitro, chiedeva un tocco che non c'è però del San Rocco, che allunga più 5, ancora Cristiano alla battuta. La profonda Capanna ancora per Colassante, c'è il muro questa volta troppo profondo, buona la schiacciata, palla che va a finire fuori per il punto numero 12 di Casalbertone, che torna alla battuta con Colassante, con i 4 punti adesso di differenza tra le due squadre. E allora
si torna con il servizio. Totila Zivojinovic sceglie il suo capitano Romoli, questa volta Minghiglioni riesce a metterci le mani. Capan pronto a sbistare per Mengolini, il pallonetto, Mocci, grande difesa e poi il tentativo con Totila, letto bene. Capan sceglie ancora Mengolini, altro muro di San Roque. Minghiglioni chiama ancora gli straordinari per il libero di Casalbertone, niente da fare per Colasante, il punto è ancora di San Roque, 17-12. Intanto c'è la prima sostituzione per Casal Bertone, esce Colasante per primo stop, entra Sarcina. L'altro palleggiatore, vediamo come se la gioca il tecnico Racanella. Intanto Zivojinovic, un palleggiatore all'altro. Alla profonda Minghiglioni, il palleggio di proprio del neo entrato, va a scegliere Mengolini, non c'è il tocco del muro. 18 San Roque, 12 per Casalbertone, punto per San Roque. E... al servizio Victor Zivojinovic. Ancora Zivojinovic alla battuta. Proprio quando arriva un altro timeout chiesto dalla squadra ospite, allora un altro piccolo timeout anche per noi. Siamo ritornati in campo con Zivojinovic di nuovo alla battuta per provare a rilanciare l'azione di San Roque, che ha preso per un attimo le distanze, più 6 il tabellone fino a questo momento, con Zivojinovic che viene dietro a Minghiglioni, poi Sarcina sceglie il pallonetto con Casalbertone che deve difendersi sull'altra schiacciata di Romoli, non ci riesce a fare l'ennesimo miracolo Minghiglioni. Punto per San Roque, è il punto numero 19-12, più 7 per chi batte adesso. È al servizio Victor Zivojinovic. Ancora Zivojinovic alla battuta, sceglie di battere da destra con il cambio di angolo per Zivojinovic, va a profondo, poi Sarcina prova con Frangella, niente da fare, Mocci alza per Totila, pallone con il muro fuori, altro punto per San Roque, 20-12, il set che inizia a indirizzarsi alle parti della squadra gialloblu. Victor Zivojinovic. Ancora Zivojinovic. Prova la schiacciata Frangella, ancora il muro, poi il pallonetto con testa grossa, la grande giocata, poi Romoli, questa volta il muro è di Frangella, il muro è della squadra ospite, Casalbertone ci porta a casa il primo muro vincente di questo primo set, 20-13. Mengolini al servizio con San Roque che va tutta dietro per la battuta al salto profonda che finisce però sulla rete, e allora 21-13 San Roque. Per San Roque al servizio che porta alla battuta Floriden Totila. Nuova opportunità per San Roque con servizio al salto del proprio numero 3, poi Sideri. Sisto, Sideri mette giù il punto del 22-13. Ormai Casalbertone non riesce
a opporre la resistenza alla capolista. Si ferma sulla rete il servizio 22 a 14. C'è il cambio, doppio cambio, con Gabriele Lai che prende il posto del capitano, ma entra anche Di Silvestre con Totila che si accomoda al momento in panchina. Lo avevamo detto diverse volte alla... i nostri microfoni, coach Franchi, con i tanti cambi per tenere calda tutta la panchina in una fase cruciale della stagione. Lo ricordiamo che i primi di aprile San Rock si giocherà anche la Coppa Italia, l'appuntamento di Bologna con le Final Four, appuntamento che va ad inserirsi in un campionato con testa grossa, che però non trova la riga. Punto per Casalbertone, 22 a 15. Diciamo di San Rock che con i tanti appuntamenti del campionato siamo alla settima di ritorno in questo campionato, esattamente la 19ª gara della stagione, con finora San Rock che continua a comandare senza grandi problemi in questo campionato, dominato quasi lungo e largo come sta dominando per l'ennesima volta Sisco Sideri, diagonale perfetta con il tocco del muro a portare a casa per San Rock il 23 a 15. Dicevamo di San Rock, 18 vittorie su 18 partite, 12 volte per 3 a 0 le vittorie, 4 volte 3 a 1, 2 le vittorie per 3 a 2, ancora 0 nelle caselle delle sconfitte per San Rock, che viaggia a 10 punti di vantaggio dal Cagliari, la squadra che prima insegue il San Rock, altra squadra sarda che sta facendo la voce grossa in questa stagione nel girone G del campionato. Sideri con il muro, Zivojinovic a salvare, allora Lai ha l'opportunità di schiacciare, altro muro di Silvestre, non la salva, punto Casalbertone che fa 16. Filotto di vittorie importante, intanto c'è il Casalbertone che riporta fuori Sarcina per far rivedere in campo Colassante, mentre Capana va alla battuta. Zivojinovic, c'è il fischio, l'errore, il punto di Casalbertone, due punti di seguito per la squadra che adesso va alla battuta ancora con Capanna. Il palleggio per Sideri, la buona difesa, opportunità ancora per Zivojinovic che sceglie ancora Lai. Miglioni ci mette sempre in qualche modo un argine, intanto qua non c'è il fischio degli arbitri, allora Sideri deve schiacciare e lo fa a modo suo, a prendersi il 24esimo punto, a prendersi i set point per questa partita. Intanto Cristiano che va a parlare con l'arbitro, intanto Gabriele Lai che va al servizio. Alla battuta Gabriele Lai. È pronto Lai per il primo set point della partita. Sono sette quelli possibili adesso di Laura, in qualche modo la sala, ma non riesce a portarsi a casa il punto. La Casalbertone lo porta a casa al San Rock, che va a chiudere il primo set 25 a 17. E allora noi ci prendiamo qualche istante di pausa, ma state con noi perché fra non molto si va sul secondo set, mentre qua vediamo inquadrato per il momento il San Rock che va a cambiare il campo. Allora per noi qualche breve istante di pubblicità, ma ritorniamo fra non molto.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. Decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio. Siamo ritornati perché è pronto il secondo set con Riccardo Romoli, che è pronto alla battuta per questo secondo set con San Rocco, che si è portato a casa il primo con il punteggio di 25-17 e si riprende più o meno da dove ci si era interrotti con San Rocco, che continua a martellare con quasi tutti i suoi uomini in campo. Romoli intanto si è ricomposto il sestetto dell'avvio della partita con Romoli, Zivojinovic, Cristiano, Moci, Sideri e Totila, mentre c'è l'altro punto per la squadra di casa. Dall'altra parte tornati con Capanna al palleggio, Musino con il suo compagno Di Laora, poi ci sono ancora Mengolini, Colasante, intanto c'è il palleggio di Capanna proprio per il tentativo di schiacciata di Mengolini, che si ferma sull'ennesimo muro vincente di San Rocco. E il primo del secondo set e il sesto per San Rocco in tutta la partita. 3-0 Romoli, ancora la battuta Di Laora, il palleggio di Capanna con Zivojinovic che prova a salvarla, toglie il pallone a Romoli che provava il salvataggio. Primo punto del secondo set per Casalbertone e prende la battuta con il con Bussino che va al servizio. Sbaglia Musino la sua battuta, cambio punto, la palla va nelle mani di San Rocco che saldamente è in comando di questa partita. All'andata finì 3-0 per San Rocco contro il Casalbertone, in casa del Casalbertone.
tanto sbaglia anche Sideri, tentativo di schiacciata al salto, 4-2 il punteggio con la partita d'andata, il 3-0 che aveva visto San Rocco vincere 18-25, 15-25 e 23-25. Tanto altro errore al servizio con Colasante, palla troppo profonda. Palla per San Rocco. Due errori Cristiano al servizio. Al servizio consecutivi per Casalbertone. Uno per Sideri, tanto Cristiano, palla piazzata, poi Capanna trova il campo aperto per il punto numero 3. Casalbertone che va al servizio. Casalbertone al servizio con Mengolini, più 2 San Rocco. La profonda con Sideri che poi va alla schiacciata di Totila, palla che finisce col muro fuori San Rocco e si prende il 6-3. Al servizio Viktor Zivojinovic. Alla profonda con il palleggio di Capanna per mettere in ritmo di Laora il punto, però che va a San Rocco, non c'è il tocco del muro, 7-3 il punteggio. Viktor Zivojinovic. Intanto si va anche al time out chiesto dal tecnico Racanella e allora per noi una brevissima pausa. Teleferiche, reti, corde e passerelle, percorsi acrobatici per avventurieri di tutte le età. Goditi emozioni, buon cibo e amicizia in mezzo alla natura di fronte al mare. Vieni anche tu al Parco Avventura Pula. Aio, vola tra gli alberi. Siamo ritornati con il servizio per San Rocco che continua a macinare punti, 7-3. Zivojinovic, palla profonda con Mengolini e poi con la Capanna che può smistare, niente da fare perché c'è San Rocco che alza le barriere in difesa e allora Antotila con la schiacciata, Capanna gliela respinge, ancora Antotila, ancora il muro di Capanna, punto per Casalbertone che va a prendersi il servizio. Al servizio Frangella. Muro vincente per il Casalbertone che riconsegna a Frangella la palla per il suo servizio. Mocci, Zivojinovic per Romoli, il pallonetto letto da Colasante, Capanna per Di Laora, ancora la buona giocata di San Rocco che però deve difendere adesso sulla schiacciata di Colasante, c'è il muro, c'è l'ultimo tocco di San Rocco e c'è il punto numero 5 per Casalbertone. Al servizio Frangella. Al servizio torna Stefano Frangella, il centrale di Casalbertone, che adesso prova a piazzare il suo servizio con il tocco del nastro. Zivojinovic la rimanda lì, Di Laora la diagonale perfetta di Di Laora, posto 4 perfetto giocato da Di Laora, 7-6, meno 1 per Casalbertone. Al servizio Frangella. Ed è di nuovo Frangella alla battuta. Oh,
Totti la salva, era vicino alla riga, non si è fidato, e poi il braccione di Romoli con il muro avversario che la manda quasi fuori dal palazzetto. Tanta era la potenza nel braccio di Romoli per l'8-6 più 2 San Rocco. Totila con la battuta piazzata, questa volta Minghiglioni non riesce a tenerla bene, allora Totila che chiude il punto che aveva aperto lui, ha fatto quasi tutto Floridan Totila, che però c'è l'arbitro che va a segnalare forse l'invasione. Adesso vediamo se c'è la correzione degli arbitri. Adesso l'arbitro di sedia. Grafica, abbiamo ancora il 9-6 in attesa di capire se effettivamente c'è stata l'infrazione di Totila, e allora a quel punto sarebbe 8-7, l'arbitro così dice, allora si conferma il punto e di Casalbertone, 8-7 il punteggio. Capanna che va alla battuta. Totila, Zivojinovic per il primo tempo non è uscito bene a San Rocco, che adesso deve difendere sulla schiacciata di Dilaora. C'è il tocco del muro, muro fuori, 8-8. Casalbertone c'è, è vivo, e allora anche coach Franchi guarda storto i suoi al servizio Capanna per tenere alta l'attenzione. 8-8, Capanna al servizio. Totila, ancora Zivojinovic, chiama Sideri, ha corretto in corsa, non è andato in diagonale ma è andato lungo linea, una parallela perfetta da parte di Sisko Sideri, che ha anche questa capacità al volo di girarsi per trovare il punto trovato nel mirino, nel campo sguarnito dalla difesa di Casalbertone, che adesso qua va all'attacco con Dilaora, palla che finisce fuori. C'è il tocco della, non c'è il tocco del muro, e allora 10-8. E per San Rocco al servizio Luca Testa Grossa. E allora Testa Grossa va alla battuta, 10-8. Capanna ancora per Colassante, Zivojinovic, Sideri il pallonetto, Capanna, ma c'è l'infrazione da parte del Casalbertone con il suo palleggiatore, e allora 11° punto per San Rocco, nuovo servizio per Luca Testagrossa. Per San Rocco numero 5, Luca Testagrossa. Schiacciata da parte di Bussino e va fuori, altro punto a San Rocco. Adesso San Rocco allunga. E c'è adesso il time out. E allora anche per noi ci sarà un breve time out. State con noi. Ritorniamo quando il pallone verrà riconsegnato a Luca Testagrossa per il suo turno in battuta, il secondo in questo frangente. Prova Dilaora, altro errore in schiacciata per Casalbertone, che adesso vede l'allungo
di San Rock che rimane ben saldo con le unghie su questo match. 13-8 testa grossa, la ricezione poi collassante, prova il tocco del muro, il tocco di Cristiano che alza la mano, e allora 13-9 cambio palla. Intanto rientra in campo anche Mocci per questa fase di ricezione sul servizio ancora di Laura. Eccolo qua, le mani perfette di Bengolini nel rigore che vale il 13-10, palla che resta nelle mani di Laura. Più 3 per San Rock. Buona la battuta di Laura con Totila che non riesce a tenerla, punto numero 11, e allora coach Franchi dice che può bastare qua, bisogna parlarci. Eccolo qua inquadrato delle immagini della nostra Raffaella Perra che va a prendere proprio il tecnico del San Rock, visibilmente arrabbiato per questo momento del suo San Rock. Può essere soddisfatto Marco Franchi della sua squadra in questo campionato in Coppa Italia, una squadra schiaccia sassi e sta capitalizzando al massimo il gran lavoro fatto dalla società in questi anni che ha portato a costruire un gruppo davvero importante per San Rock, che già l'anno scorso aveva iniziato a far vedere cose molto importanti arrivando a posizioni importanti di classifica, e piano piano si sono confermate anche quest'anno con nuovi innesti importanti, con una squadra davvero ben costruita, con un campionato fin qua quasi perfetto. Intanto collassante fermato dalla difesa di Totila, e poi Gabriele Cristiano a mettere a segno il punto numero 14, riporta a più 3 San Rock che ridà nelle mani di Romoli l'altro servizio per giocarsi il 14-11. Di Laura poi tenta Mussino, niente da fare. Sideri fermato dalla buona difesa ancora di Laura, poi c'è il muro perfetto di San Rock che ha una nuova opportunità con Zivojinović, il palleggio ancora per Sideri, brucia le mani a Di Laura e si porta a casa il 15-11. Mani in cassaforte con quelle di Sisko Sideri, un innesto di grande qualità che riveste questa maglia di San Rock per Sideri, che ha girato un po' tanti campi, tante squadre. E poi di nuovo maglia gialla, intanto Cristiano qua va a sbagliare la sua battuta molto profonda appunto per Casalbertone, più 3, e c'è il ritorno in campo anche di Frangella con Minghiglioni che ritorna fuori. Allora c'è il servizio con Totila, poi il palleggio di Sideri alla, con il muro fuori, punto per San Rock 16-12. Ancora San Rock, servizio di Sideri, 16-12, più 4 per il giallo-blu. Capanna per collassante, muro questa volta non va nel campo di Casalbertone che festeggia il 13° punto e la palla in mano a collassante.
Totti là il palleggio di Zivojinovic, sbaglia Cristiano, fuori ritmo. Punto numero 14 per Casal Bertone. E Colasante che torna alla battuta. Al servizio Colasante. Eccola qua la battuta di Colasante. Totila, palleggio di Zivojinovic, ancora per Totila. Poi Cristiano, letto ancora bene da Di Laura, l'opportunità per Colasante di rimandare dall'altra parte. Zivojinovic a orchestrare in regia per Romoli, che trova l'ennesimo punto. Una giocata di Romoli. Non è una novità per il capitano di San Rocco, 17 a 14, di nuovo più 3. Gabriele Cristiano al servizio. Cristiano al servizio. Intanto Casal Bertone sostituisce Colasante, rientra Sarcina, anche lui palleggiatore con Capanna che andrà in altra posizione di campo con Sarcina che va in regia. Intanto c'è da capire anche la rotazione. Ecco qua, si chiarisce il secondo arbitro e allora si può andare alla battuta. Cristiano è pronto, più 3 San Rocco. Alla profonda la tiene Di Laura, eccolo qua Sarcina, il primo tempo con Frangella che non ne approfitta. Allora Sideri, Totila, Zivojinovic, poi il palleggio ancora per Totila, chiede il tocco del muro che non c'è. E allora punto per Casal Bertone, 17 San Rocco, 15 per la squadra Cerracanella. Nicolini al servizio. ...17-15 più 2 per San Rocco, la fucilata! Nicolini, Sideri la deve rimandare dall'altra parte e allora il palleggio di Sarcina con la schiacciata tenuta ancora in qualche modo da San Rocco che deve difendere nuovamente. C'è il fischio degli arbitri per una infrazione da parte di San Rocco con Romoli che guarda un po' tutti per capire cosa fosse successo nell'occasione precedente. Punto Casal Bertone e torna a farsi sotto meno uno con il tecnico Casal Bertone che può essere soddisfatto dei suoi che tornano alla battuta. Ancora con Mengolini che ha fatto male prima, ancora con la sua fucilata, palla che finisce fuori, è arrivata a pochi centimetri. Tanto l'arbitro che va a parlare con Frangella perché forse le proteste su questa decisione. E allora l'arbitro in accorsi al servizio Victor Zivojinovic a parlare con Frangella. Si può ripartire, Zivojinovic alla battuta, 18-16 il punteggio, più 2 sempre per San Rocco. Il palleggio di Sarcina con Mengolini, poi San Rocco, Romoli, la piazzata la tiene ancora Mengolini, il palleggio testa grossa la rimette dall'altra parte, il muro San Rocco che si alza a respingere. Allora Capanna per Sarcina, seconda linea, il pallonetto salvato dall'ottimo intervento di Mocci. Romoli dall'altra parte, Sarcina la regia per la palla che finisce fuori di pochissimo con Capanna che chiedeva un tocco che non c'è di San Rocco. 19 per il gialloblu, 16 per Casal Bertone, palla in mano a Zivojinovic. Con
anche qua la panchina di San Rock, la team manager Leila Zaike va a parlare con i ragazzi in campo. Adesso intanto il servizio è pronto, si può andare con Viktor Zivojinovic. Sarcina, primo tempo cercato da Frangella, palla troppo profonda, più 4 San Rock, 20-16. Al servizio Viktor Zivojinovic. Ancora Zivojinovic alla battuta, 20-16. Ricezione poi Sarcina di Laura, non poteva schiacciare come voleva, così come ha fatto Totila. Murato, altra opportunità per lui, c'è il fischio degli arbitri prima della schiacciata, comunque fuori di Totila, giusto ad anticipare l'inevitabile, il 17° punto di Casalbertone con Frangella alla battuta. Frangella pronto al suo piazzato profondo con Moci, poi il palleggio per Totila, il muro che può solo sporcare il pallone. E allora 21 per San Rock, 17 per Casalbertone, che prova a mettersi in posizione per la ricezione sul servizio di Totila. Quanto ti là, il 4 San Rock, Miglioni, poi il palleggio di Sarcina, un altro muro devastante, muro a 1 per Testa Grossa, secondo muro vincente del secondo set, 7 di partita finora per San Rock, allunga ancora più 5, 22-17. Di Laura, poi il palleggio con un altro muro, ci ha preso gusto San Rock, altro muro vincente questa volta di Sideri, che imita Testa Grossa e mette giù il punto numero 23 della partita in questo secondo set con il nuovo cambio di Sarcina con Colassante, panchina anche un po' ristretta per Casalbertone, che in questa fase tiene fuori altri due, poi c'è il tentativo qua di Mussino, quindi il palleggio adesso di Capanna per Di Laura con il tocco del muro di San Rock, la può impostare sulla seconda linea, non riesce a trovare il punto e a chiuderlo Totila. Di Laura, altro muro di San Rock che adesso ha su veramente centimetri, però superati adesso da Mussino, palla che vale il 23-18 per Casalbertone. Cambio nel San Rock di Silvestre, ritorna in campo con Totila che va a riposare. Capanna di nuovo alla battuta, 23-18. Moci, Zivojinovic per Sideri, deve fare l'impossibile per tenere questo pallone, ancora Sideri, il palleggio di Zivojinovic a chiamare Romoli, sporca il muro, salva Capan, poi Colassante, altro muro, testa grossa, Zivojinovic a cercare sotto rete, Sideri la spinge dall'altra parte, c'è però Mengolini, poi ancora Di Laura, Moci non riesce a tenerla e allora punto numero 19, cambio punto. Altro punto per Casalbertone, 23-19. Casalbertone prova a rintuzzare in qualche modo con Mengolini che va a parlare con il suo allenatore. Capanna la battuta,
è la schiacciata vincente di Luca Testa Grossa, 24-19. Queste fasi cruciali di questo secondo set con al servizio con San Rock che si porta a casa 5 set point 24-19. Testa Grossa dal punto avanti al servizio, difficoltà Mengolini con l'assante, eccolo qua Minghiglioni a cercare ancora con l'assante di Silvestre, la salva, la magia, ma c'è Testa Grossa, l'arbitro che fa il cenno, aver accompagnato Testa Grossa che si trattiene delle proteste, preferisce allontanarsi il centrale e a lasciar parlare il suo capitano, tant'è, non cambia il giudizio degli arbitri. 20° punto per Casalbertone che va al servizio con Di Laura. 4 ancora i set point per San Rock. Zivojinovic la può impostare ancora su Sideri con il punto che va a chiudersi adesso del 25-20 ed è ancora Sideri che va a chiudere il secondo set con il San Rock che va a riposo ancora una volta con il set in tasca. E allora noi ci potremmo fermare per qualche istante, ma state con noi perché si ritorna per il terzo set. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.direttasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Siamo ritornati proprio quando sta per iniziare il terzo set dopo il 25-20 che avete visto pochi istanti fa chiudersi con la schiacciata di Cisco Sideri che ha portato il 2-0 per la squadra di casa di San Rocco, che è qua con Romoli e la sua fucilata porta a casa l'1-0 subito a freddo in questo inizio di terzo set, 1-0. E allora Sideri alla battuta, ace per Sideri, è il primo ace di partita, lo mette a casa San Rocco 2-0. Si vede in campo anche Lecis con il cambio, con Cristiano e Testagrossa che sono in panchina. Adesso Sideri alla questa volta troppo profonda, 2-1. Casalbertone prende il servizio. Cambio punto Casalbertone con il numero 4 offensivo. Là Zivojinovic per Sideri. Sideri sale in cielo a prendersi il pallone e tra le nuvole a schiacciare il 3-1. Sideri più 2 per San Rocco, ed è proprio Lecis che va alla battuta per il suo turno al servizio. Eccolo Andrea Lecis, anche lui nella mischia di questo match. Il palleggio di Sarcina per la schiacciata di Colasante, fermato da un ennesimo muro vincente di San Rocco, 4-1. Ancora Lecis al servizio, ancora ben piazzato su Mengolini, poi Frangella il pallonetto, ancora letto Tottila il muro a sporcare di Laura, ancora Sarcina per la schiacciata tentata da Mengolini, ancora il muro devastante, secondo muro di Testagrossa e Zivojinovic. Adesso il pallonetto, ci provano almeno così a superare la squadra avversaria, ma c'è ancora vita in questa giocata fino a che non arriva l'ennesimo muro con Zivojinovic e Testagrossa che l'avevano promesso già due volte in precedenza ai propri avversari con due muri che non si erano chiusi al terzo tentativo. Muro vincente 5-1, secondo punto che arriva dal muro di San Rocco, che oggi sta dando davvero, facendo vedere così importanti. Soddisfatto adesso sì coach Franchi, il palleggio per la schiacciata di Frangella trova il campo, punto numero 2 più 3 San Rocco, e al servizio Colasante. È pronto adesso al servizio ancora Colasante. Totila, un po' di difficoltà, Zivojinovic, ancora per Totila, non c'è il tocco del muro. 5-3, punto per Casalbertone. Casalbertone che
ha bisogno di punti per la sua di classifica. Casalbertone a quota 9 punti in campionato, penultima in classifica con 15 partite perse e 3 vittorie. C'è il punto ancora di San Rocco che porta Zivojinovic al servizio. 2 le vittorie per 3-0, una la vittoria per 3-1, c'è anche un 3-2 per Casalbertone. Intanto altro punto per la squadra ospite. Cambio palla per Casalbertone che va a servizio con Piccoli. Okay. 6-4 il punteggio, si torna al servizio. Moci tiene un bolide e poi non chiude Romoli. Allora opportunità con Sarcina per la schiacciata di Mengolini, anzi era più un pallonetto per il punto, comunque portato a casa. 6-5-1 Casalbertone che vuol provare quantomeno a dar fastidio alla capolista. Con Casalbertone se la gioca adesso con la battuta di Mengolini. 6-5 allà questa volta con il nastro che la sporca. È sempre efficace Mengolini al servizio, questa volta però il nastro non è amico di Mengolini. E allora Florentottila alla battuta. 7-5 di nuovo più 2 San Rocco. Minghiglioni, poi Sarcina per Di Laora con il pallone che Romoli non riesce a rimandare dalla parte opposta del campo. E allora 7-6, cambio palla, Frangella al servizio. Sideri, Zivojinovic ancora per Sideri, questa volta la salva due volte, ma poi c'è l'infrazione di San Rocco e allora 7-7. Ecco Casalbertone che va a prendersi un altro pallone con Frangella. Le sue battute che hanno riportato sotto la squadra romana che adesso va al servizio. Stefano Frangella, Moci, Zivojinovic per Sideri, ancora Frangella, Sarcina per Di Laora, il muro a sporcarla, Zivojinovic non schiaccia Sideri e allora l'opportunità per la regia di Sarcina. Di Laora lo stesso non chiude, ci prova Romoli e ci riesce, arriva scoordinato Sarcina che si parla con Frangella. 8-7, 8-7 più 1 per San Rocco che ritorna a giocarsela. Al servizio Luca Testagrossa. Schiacciata potente, perfetta, ancora di Mengolini, che riporta tutto in parità. Mengolini insieme a Di Laora sono giocatori che stasera sono più in palla, insieme anche a Minghiglioni che sta facendo gli straordinari in difesa. Il libero di Casalbertone che mette spesso Mengolini nelle condizioni di andare a cercare di pungere, così come fa Riccardo Romoli. Ma quando si parla di Romoli non ci sono novità, perché ci ha abituato a questo e ad altro il capitano di San Rocco. 9-8 più 1 per i gialloblu.
Il servizio è proprio di Romoli. Qua a iscriversi anche lui in partita, Andrea Lecis, altro punto con schiacciata al servizio chirurgica e facciamo un applauso anche, e anche potente. Potente 10-8 il punteggio con la partita ormai indirizzata, si prospetta l'ennesima vittoria per San Roque, anche se la partita c'è perché Casalbertone vuole provare a opporre tutta la sua resistenza possibile, anche se non è facile di fronte alle bocche da fuoco di San Roque, perché non c'è solo Romoli, c'è anche Sideri. Dal posto 2, dal posto 4 arrivano palloni potenti sul campo di Casalbertone. Può porre tutta la resistenza possibile. Casalbertone che è arrivata anche senza tante riserve oggi, tanto questa volta Minchiglioni non può salvarla. 12-8 per San Roque. Con una battuta perfetta del capitano Romoli. Al servizio Riccardo Romoli. 12-8 e arriva la richiesta di time out da parte del tecnico di Casalbertone. E allora noi ci prendiamo una brevissima pausa. Riccardo Romoli. Tornati in diretta, 12-8 il servizio del capitano gialloblu Riccardo Romoli, che va a prendere le mani della squadra avversaria, che però deve tornare in difesa. Ancora su Romoli, ci mette le mani in qualche modo Sarcina, poi Di Laora con il fischio dell'arbitro per dare il punto a San Roque. Lo accetta Bussino, lo accetta ancora di più San Roque per il 13-8. Eccolo qua ancora il servizio per Riccardo Romoli, che può andare alla battuta, mentre Mirko e Sara ancora in campo, i due Muffers del San Roque. E intanto questa partita, che dicevamo inizia ormai a incanalarsi in quel di San Roque, potrebbe essere la 19esima vittoria su 19, il 13esimo 3-0 della stagione. Ancora tanti punti per San Roque, che però qua si vede Casalbertone mettere giù il punto numero 9. Casalbertone che vuol fare il possibile per portarsi a casa almeno un set per provare fare il possibile, prendersi il 15esimo set vinto della stagione sui 51 persi finora con quelli di oggi. Tanto Mengolini, c'è il tocco del muro, ma c'è soprattutto il punto di Casalbertone, che va a prendersi il meno 3 con Casalbertone che porta al servizio con Di Laora. C10, si va alla battuta, eccolo qua Di Laora alla, e finisce fuori 14-10 al servizio Sideri alla battuta.
pronto ancora una volta a mettere pressione alla ricezione di Casal Bertone, schierata a tre dietro con la difficoltà. E allora Mocci che mette a ritmo Lecis, letto da Di Laura, poi collassante Zivojinovic per Totila, la sporca il muro, la tiene Di Laura, il palleggio di Sarcina per Mengolini, altro muro di Zivojinovic. Allora il pallone che torna da Mocci, Zivojinovic la appoggia ancora per Sideri, a errore anomalo per Sideri che si arrabbia con se stesso. 14-11, cambiato idea mentre era in aria, questa volta non riesce a trovare il punto Sisko Sideri, che dicevamo è tornato quest'anno per provare insieme ai nuovi innesti della stagione di portare questo San Rock nelle posizioni alte di classifica. Ci sono riusciti tutti i ragazzi di coach Franchi, che in stagione stanno inanellando solo vittorie, come Romoli inanella punti su punti in stagione e nella partita. 15-11 più 4 per San Rock, che va a sostituire in Totila con Alberto Di Silvestre. Eccolo qua Di Silvestre, ancora spazio per l'ex giocatore di Beach Volley, ha fatto vedere tante cose anche sulla sabbia. Tanto qua sbaglia Frangella, poca concentrazione forse, si fanno sentire i punti di differenza. È difficile anche tenere la concentrazione sapendo che dall'altra parte San Rock continua a martellare, continua a chiudere tutto. San Rock che oggi, a differenza di qualche altra partita contro squadre di bassa classifica che ha fatto perdere ogni tanto qualche punto alla sua squadra, oggi non sta sbagliando quasi nulla contro Casal Bertone, che può cercare di opporre il possibile. Dicevamo le tante assenze al servizio con il 23 collassante per la squadra Casal Bertone, arrivata qua con 8 giocatori a giocarsi questa partita con la capolista, che continua a fare punti e continua a farli con il solito Riccardo Romoli. Altro punto, 17-12, eccolo qua inquadrato al servizio Victor Zivojinovic, 17-12. Palleggio per Frangella, c'è sempre il muro, poi collassante Sideri, Zivojinovic per Di Silvestre, la magia di Mocci che per poco non teneva su un pallone che era quasi a terra, poi però i suoi compagni non sono riusciti a completare la magia. 17-13, torna Capanna con il doppio palleggiatore per il tecnico di Casal Bertone. Collassante fa riposarsi Mengolini alla battuta, ancora un servizio per il numero 9 schiacciatore Giulio Mengolini. Ecco anche il fischio degli arbitri che danno l'ok per Mengolini, finisce in rete questa volta Mengolini, che però è riuscito spesso a creare problemi per la fase di ricezione di San Rocco con i suoi turni in battuta. Mengolini uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca per Casal Bertone, che però adesso è sotto di 5. Allora Di Laura, Mocci tiene ancora caldo il pallone per Di Silvestre, niente da fare.
fare per Minghiglioni, punto numero 19 e di Silvestre, che si prende i festeggiamenti di Romoli con coach Franchi sempre imperturbabile, e parla con testa grossa per dare ulteriori indicazioni al suo centrale in questi punti, gli ultimi che separano San Rocco dalla vittoria. E intanto però c'è un time out, e allora time out anche per noi. Teleferiche, reti, corde e passerelle, percorsi acrobatici per avventurieri di tutte le età. Goditi emozioni, buon cibo e amicizia in mezzo alla natura di fronte al mare. Vieni anche tu al Parco Avventura Pula. Aio, vola tra gli alberi. Siamo ritornati in diretta in campo da San Rocco, 19-13 e di Silvestre in battuta con il Di Laura in ricezione, palleggio di Capanna per la schiacciata di Frangella che prende il tocco del muro, e c'è il cambio palla 19-14 e al servizio va proprio Frangella, il centrale di Casalberdone. Il servizio di Frangella con Mocci, Zivojinovic per Sideri, la sporca Musino, il palleggio per Di Laura, c'è un altro muro questa volta di Romoli, altro palleggio per il tentativo di Sarcina, Mocci ancora a dire di no, e allora Sideri la deve rimandare dall'altra parte. Capanna, Frangella ha chiamato lui al palleggio per Sarcina, la sporca il muro, punto numero 15 più 4 per San Rocco, 19-15, due punti di seguito sul turno in battuta di Frangella che torna al servizio. Anzitutto al servizio Frangella. Mocci ancora in ricezione, poi Sideri. Sisco, Sideri. Pengolini mette il braccione, ma niente da fare. Più 5, 20-15, 5 punti che separano San Rocco dal match. Casalbertone deve provare un vero e proprio miracolo con San Rocco lanciatissimo con testa grossa al servizio. Di Laura, palleggio di Capanna, ancora per Di Laura, poi Mengolini, Capanna per Sarcina, altro muro con pallone che va fuori, niente da fare per il muro di Sideri, sedicesimo punto per Casalbertone. Intanto nel Casalbertone c'è un altro cambio al servizio, Sarcina. Sarcina al servizio. Di Silvestre, Zivojinovic e Romoli. Grande muro di Musino. Punto per Casalbertone. Arriva anche il primo muro vincente per Casalbertone. E allora coach Franchi dice: parliamoci su. E allora un piccolo spot per noi.
qua, siamo ritornati in diretta da San Roch, 20 per la squadra di casa, 17 per Casal Bertone al servizio. Va a sbagliare Sarcina, cambio palla appunto per San Roch, 21-17, meno 4 alla chiusura del match per San Roch. Sempre più 4 per San Roch sugli avversari al servizio, Riccardo Romoli. Di Laura, poi con la Sante, palla che va a finire nel muro avversario e poi fuori, cambio palla, 18 per chi batte, 21 per Casal Bertone. Di Laura al servizio. Silvestre un po' in difficoltà, poi c'è Romoli. E quando c'è Romoli spesso c'è il punto. 22-18 e il capitano, eccolo qua, concentrato fino all'ultimo anche lui. E allora si sconsideri alla battuta. 22-18. Altro ace, è sempre lui a metterlo in campo, è il secondo per San Roch e il secondo per Sideri, 23-18, meno 2 alla chiusura del match. Altro punto portato a casa da San Roch, ancora Sideri alla battuta. Fortuna per Sideri, che è riuscito a piegare alla sua volontà anche il nastro con il punto che vale il 24-18. E allora arrivano i match point per San Roch. Sei sono in tutto quelli che separano San Roch dalla 19esima vittoria su 19 partite. E allora palla in mano a Sideri, 24 per chi batte, 18 per chi riceve. Altra fucilata, questa volta Mengolini argina almeno un po' finché non arriva la chiusura da parte di Viktor Zivojinovic, che porta a casa anche il terzo set e va a chiudere qua con il 25-17, 25-20 e 25-18. Finisce qua la settima giornata di ritorno per il San Roch, una squadra che davvero schiaccia sassi, una squadra che continua a portarsi a casa vittorie su vittorie, una squadra che non vuole smettere di far applaudire e spellare le mani ai suoi tifosi, che per un'altra partita hanno visto i suoi vincere. E allora per noi dal palazzetto di San Roch è tutto, con queste immagini della nostra Raffaella Perra che va a prendere i festeggiamenti del San Roch meritato per una squadra che continua a condurre in campionato. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento per tutte le partite di tutti gli sport qui con noi su Diretta Sport, e l'appuntamento per il grande volley è anche domani, perché in diretta dal CUS seguiremo con Diretta Sport anche la partita tra CUS Cagliari, la vice capolista, contro Fenice Roma Pallavolo. E allora con questi appuntamenti noi vi salutiamo da San Roch, e allora da Matteo Piga e Raffaella Perra è tutto. Buona serata.